Ah, meglio che mai. Mamma mia. Buongiorno ragazzi, pochi cazzi e benvenuti a questo nuovo video. Roma che gioca per difesa, parliamoci pane al pane ragazzi. Purtroppo siamo stati presi a pallonare dal Barcellona, ma così ci si aspettava, perché comunque il Barcellona è il Barcellona. Abbiamo giocato con più o meno un modulo 9-1-0, però è così, è stato giusto così, perché comunque io mi aspettavo sinceramente anche un'imbarcata del Barcellona, perché comunque è la squadra più forte del mondo. Avergli strappato un punto è qualcosa di troppo e mi va benissimo anche giocare così. La Roma ha giocato bene nel suo stare in difesa, perché comunque si è tenuta compatta, e purtroppo così bisogna giocare ragazzi, come magari il Chievo Verona, l'Empoli, l'Hellas che siano, giocano chiuse contro la Juve, la Roma o il Napoli o chi sia. Abbiamo fatto la stessa partita, diciamo, perché comunque è giusto che sia così. Siamo 12 spanne minimo sotto il Barcellona ed è giusto che sia così. Mi è piaciuto come l'ha preparata Castellito, fai complimenti. Inizialmente ero un po' scettico, più che altro perché volevo vedere Vainquer a centrocampo e De Rossi in fase difensiva, perché avevo paura di Rudiger, che non si è comportato affatto bene e nella partita col Frosinone. Invece oggi è stato uno dei migliori in campo, ragazzi, lo devo dire. Rudiger ha fatto oggi il muro, qualsiasi palla io la buttava via. Ha giocato molto bene anche Manolas, grazie a lui ci siamo salvati. Alla fine abbiamo avuto parecchio culo, c'è da dirlo. Facevano, ha centrato una traversa, poi ha rischiato di fare un gol che Manolas ha evitato con un colpo di testa sulla riga di porta. Abbiamo avuto parecchia... Ma che gol ha fatto Florenzi? Ci ha segnato da casa sua, ha detto esco un attimo, ma ha aperto la porta, ha tirato, ha fatto gol. Ma che cazzo ha fatto? Ma che ha fatto? Cioè io ti giuro sono rimasto basito, faccia così, basito, ma come cazzo è possibile che abbiamo fatto quello che abbiamo fatto? Com'è possibile? Che gol che ha fatto Florenzi, un gol da casa sua. Poi vabbè, il portiere poteva essere anche un po' migliore lì, ma comunque alla fine uno che tira da casa sua, ragazzi, cioè il portiere non se lo aspetta. La palla è arrivata bella lì, ha detto esce, è rimasto così nella merda, e è uno dei migliori gol che abbia mai visto della Roma, cioè tanto di cappello a lui. Roma che gioca sulla difensiva, ma sfrutta le ripartenze di Salah, che quanto cazzo corre Salah, un motorino, cioè si lanciava da solo, si autolanciava, tirava la palla avanti, gli correva dietro, ci arrivava, quanto cazzo corre Salah. E spesso hanno avuto difficoltà anche i giocatori del Barcellona a riprenderlo. Ovviamente se giocavamo proprio arretrati, era da solo contro 4 e piano piano prima qua perdeva. Però comunque quanto cazzo corre Salah. Mi sono piaciuto di Salah, mi è piaciuto Dzeko perché ha fatto momenti buonissimi, Iago Falk, i Turbe, porca puttana, è entrato 5 minuti e ha creato il panico per quello che poteva creare. Ribadiamo che abbiamo fatto il 28% possesso palla, che è una cosa rara da vedere, ma ci sta, ripeto, contro il Barcellona per me è qualcosa di top pareggiare. C'ho avuto due striz, sinceramente, lo devo dire. La prima quando è uscito Szczęsny per fa entrare De Santis, che lo sappiamo tutti, la Champions, vabbè, sorvoliamo. E la seconda è quando è entrato Dorosidis per Florenzi, ho detto ecco mo isolotto all'incontrario, qua è un problema. Invece no, perché comunque abbiamo giocato sempre sulla difensiva e siamo riusciti a trovare un punto. Ovviamente con Leverkusen e con Bateboysov non giocheremo così. Vedere che Leverkusen ha vinto mi rammarica, ma me lo aspettavo, giocare in casa contro una squadra che è la squadra Materassino, anche se adesso non esistono più, e non male il potere Materassino, perché ogni squadra gioca per la vittoria. È una squadra comunque molto inferiore alle altre tre del gruppo, quindi Leverkusen ha vinto, mi dispiace un po' sta cosa, ma comunque bisogna giocarsela così. Sappiamo che più o meno tutte le nostre avversarie vinceranno con il Bateboysov, sia in casa che fuori casa. E quindi ora noi pensiamo a noi e pensiamo a vincere la prossima e la prossima ancora. Pensiamo comunque a fare più punti possibili e a qualificarci. Sarebbe un grandissimo ritorno agli ottavi di finale, che non arriva da tanto tempo. L'avevo detto oggi, da me oggi pioveva e c'era il sole. Non tutto è impossibile, no? Oh, buon Dio! Magica!